Hello Witches, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo nella mia cucina perché iniziamo una nuova rubrica sul canale, ovvero In Cucina con Martina, che fa pure rima. Allora, non so onestamente se sarà una rubrica oppure no, gli uccellini che fanno da sottofondo magico a questi video, ma siccome mi piace cucinare e mi chiedete sempre di mostrarvi delle ricette che faccio, soprattutto dopo aver visto il mio svuota la spesa, vi ho mostrato la pelle di tofu e mi avete chiesto, mi cade la spallina, di mostrarvi la ricetta che avevo intenzione di fare con questo prodotto. E quindi oggi andremo a fare le cosce di pollo totalmente vegane. Ho visto questo video che vi linko qua sotto di questa signora che fa le cosce di pollo vegane con la pelle di tofu e mi ha incuriosito tantissimo. E io ovviamente voglio provare questa ricetta. La pelle di tofu io la adoro, la cucino spessissimo, ma mai nel modo in cui è fatta in questa ricetta, quindi sono curiosa di vedere come si trasformerà. Prima di iniziare il video voglio fermare tutte quelle persone che sono già pronte a scrivere: ma se sei vegana perché cerchi di mangiare cibi che imitano la carne, bla 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 bla. Per prima cosa, sì, sono vegana, ma non sono qui a obbligare nessuno a diventare vegano. Se ti piace mangiare la carne, continua a mangiare la carne, sono felice per te. Come a me non interessa se voi mangiate carne oppure no, a voi non deve interessare se io mangio prodotti che ricordano la carne o che assomigliano alla carne oppure no. È bello rispettare le opinioni e i modi di vivere altrui senza giudicarli e senza attaccarli. Penso siano semplicemente delle ricette molto divertenti da fare che non fanno assolutamente del male a nessuno. Bene, dopo questa introduzione così direi che è ora di iniziare. La pelle di tofu si trova nei negozi asiatici, non la troverete in nessun altro negozio, molto probabilmente la troverete online, ma sicuro costa di più. Io questa l'ho pagata 3,70 euro. Le trovate come sfoglie di soia. La apro e vi faccio vedere com'è. Sono dei fogli giganteschi di soia. Viene chiamata pelle di tofu perché, vedete, sembra proprio una pelle, non sembra una cosa che non deriva dagli animali. Così è secca, bisogna andarla a reidratarla per utilizzarla, non si usa direttamente così. In contemporanea seguo il video YouTube dal quale ho preso ispirazione per questo video perché non ricordo che cosa devo fare a memoria. Come prima cosa bisogna tagliare la pelle di tofu a strisce. Devo fare delle strisce non troppo grandi, non troppo piccole. Più o meno così. Oggi ci saranno tipo 32 gradi, la settimana prossima si arriverà anche a 36 gradi, ma fortunatamente, nonostante io adesso vivo all'ultimo piano, aprendo tutte le finestre della casa, con le zanzariere ovviamente, c'è sempre aria, quindi ho sempre quest'aria costante che entra in casa e infatti adesso c'è un'arietta fantastica. Le zampette che sentite in sottofondo sono le zampe di Demi. Ho fatto anche questa acconciatura, una coda con dei robi in testa. Però non sono venuti bene, cioè nel tutorial che ho seguito era molto più bella come l'aveva fatta la ragazza. Ovviamente quando poi vai a ricreare i tutorial dei capelli non vengono mai come la ragazza del tutorial. E questo è riferito anche a mia sorella. Se non la seguite su TikTok, mia sorella è Bigintina Makeup, ha tipo 2 milioni di follower su TikTok, è una TikTok star e lei fa tantissimi hairstyle per i capelli. Solo che a lei vengono benissimo, quando li faccio poi io vengono una schifezza. In totale ho tagliato 3 fogli di pelle di tofu e questo è il risultato. Adesso vanno idratati con un po' d'acqua. E vanno massaggiati. Uno dei motivi per i quali adoro la cucina cinese, asiatica in generale, è che nonostante loro non siano vegani o vegetariani, hanno tantissime opzioni vegetariane, ma che si possono facilmente veganizzare. Ad esempio il tofu lo usano in mille modi possibili, ci fanno di tutto. Io non avrei mai immaginato che dal tofu riuscissero a fare anche la pelle di tofu. Questa è la pelle di tofu ammorbidita, è veramente sottile, come un, non lo so, una consistenza particolare. È sottilissima, elastica e morbidissima. Mentre la pelle di tofu si idrata ancora un po', vado a fare la marinatura. Nella marinatura ci va sale, pepe. Lei usa delle spezie che io non ho, che non ho nemmeno trovato, però ho questa qui che è una miscela aromatica per pesce, che ovviamente è vegana, e ha degli aromi all'interno e vado ad usare questa qui.
l'amido di mais. Nella ricetta lei usa lo zucchero, ma io non ho zucchero in casa, ho solo lo sciroppo d'agave. Quindi adesso vado a mettere l'acqua per mischiare tutto. E aggiungo adesso lo sciroppo d'agave. Non chiedetemi le dosi perché non ne so neanche io, sto andando giusto a caso, guardando il video e prendendo ispirazione. Io ho una bilancia, ma non la uso mai perché vado sempre a occhio. Adesso devo strizzare il tofu. Rimetto il tofu nella ciotola. E ora gli verso sopra la marinatura che abbiamo fatto. Voi cosa avete fatto? Avete fatto niente, potete anche guardare. E con le manine vado a massaggiare la marinatura. Che buon profumo. Adesso lo copro e lo lascio marinare qua dentro per un pochino. Ecco, non stare fuori al sole che fa caldo. Perché stai fuori al sole? Ma sei normale? Sono passati circa 20 minuti, ho lasciato marinare il tofu. Nel frattempo ho preparato dell'acqua con della maizena e i cuori di porro. Perché ho dei cuori di porro qua? Questi sono il mio bastoncino per fare l'osso della coscia di pollo. Nei video ricetta che ho visto usano tutti o il lemongrass, che qua non l'ho trovato al supermercato normale, molto probabilmente si trova nei negozi asiatici ma non ho avuto il tempo di andare, oppure i bastoncini di canna da zucchero, gli sugar cane, e anche quelli nei negozi normali qua non si trovano. L'unica cosa che ho trovato più simile e più organica sono i cuori di porri, che spero vadano bene. Adesso arriva il momento divertente. Devo bagnare il porro con la miscela che ho fatto di acqua e amido di mais, perché si vede che così si attacca meglio, tipo, no? Ok, fatto questo, prendo la pelle di tofu e inizio ad arrotolarla al porro. Che divertente questa cosa! Non so quanti me ne verranno, eh? È un po' difficile fare la forma di pollo proprio. Non verranno assolutamente bene come quelli del video, ma non fa niente. Sembra una coscia di pollo un po' magra. Andiamo a metterne ancora, va? Va bene, dai, più coscia di pollo di così. È bruttissimo. Vabbè, ti metto qui. Vediamo gli altri come mi verranno. Una volta pronte le nostre cosce di pollo, che forse ce n'è, questa è quella che mi è venuta meglio, della quale vado più fiera. Bisogna andare a prendere della pellicola e andarle a fissare con la pellicola. E la vado a arrotolare stringendola bene, in modo che prenda ancora di più la forma. Deve venire una roba del genere. Comunque, volevo farvi notare, non so se si vede, sembra la superficie della luna. Non so, spero si veda in videocamera, ma questi sembrano i crateri che ci sono sulla luna. Ah, comunque io sto facendo questa ricetta che non ho mai fatto. È molto, ma molto probabile che venga un fail, perché non è che sia bravissima con la manualità, eh. I nostri polletti vegetali adesso sono pronti e vanno messi in frigo per 30 minuti. Già che ci sono, facciamo la salsa da mettergli dopo sopra. Ci vuole salsa di soia, acqua, zucchero, ma io ho lo sciroppo d'agave. E dice di mettere una thick caramel sauce, ma io non ce l'ho questa salsa al caramello spessa. Però ho la hoisin sauce, che è una salsa, questa qua è cinese, e vi giuro che sa di prosciutto crudo. E quindi credo sia perfetta da mettere come salsa. Anche l'odore, a me ricorda un sacco il prosciutto crudo. E ne metto circa un cucchiaino. Sono passati 30 minuti, quindi siamo pronti per riprendere i nostri polli vegetali. A me non pare sia cambiato moltissimo. Sì, ok, sono più compatti, diciamo. E ora devo semplicemente andarli a spennellare con la salsina che ho preparato prima su entrambi i lati. Adesso friggitrice ad aria gentilmente imprestata dai miei genitori, anche perché io non saprei dove metterla, una friggitrice ad aria così grande a casa mia. Devo spennellare con l'olio l'interno della friggitrice. Quanti polli finti ci stanno, non credo ci siano tutti. Oh wow, ci sono stati tutti e quattro, fantastico. Devono stare a 325 gradi per 8 minuti.
Ah, questo è massimo 200, però è Fahrenheit, questo è Celsius. Quanto sono 325 Fahrenheit in Celsius? Oddio, ho bisogno dell'aiuto da casa. Devo cercare su Google. 162,77 gradi. Quindi andiamo a mettere, se ti accendi, 180 gradi per 8 minuti. Tra 4 minuti li giro. Demi, i fatti tuoi. Fatti tuoi. Sono passati gli 8 minuti, andiamo a vedere in che condizioni sono i polletti vegetali. Oh wow, l'aspetto non è male. L'aspetto ci sta, soprattutto quello lì in alto. Dai, oddio, non vedo l'ora di assaggiarli. Questo si è un po' sfaldato, poverino. Li metto qua sul piatto. Il porro ha retto, non benissimo. Oddio, ma questo è troppo bello. Cioè, troppo bello, non esageriamo. Però... non male. Ho tanti di quei piatti da lavare, ho sporcato tanta di quella roba. Questo è il nostro polletto vegetale. Non sta in piedi perché l'osso è un po' molle. Adesso devo aspettare che si raffreddi perché sono ustionanti. Intanto ho fatto una salsa alla maionese e sriracha. Se non l'avete mai fatta, dovete farla perché è buonissima. Basta mischiare semplicemente sriracha e maionese. Ok, direi che è arrivata l'ora di assaggiarli. Sono super curiosa, prendo il più bello di tutti, lo puccio nella maionese alla sriracha. Oh wow, è stranissimo come è fatto all'interno. Vedete come ricorda il pollo, anche tutti gli strati che ci sono dentro, sembra proprio di addentare un polletto. Credo di aver messo troppo sale, è un po' troppo salato per i miei gusti. Ma avete visto come gira la carne? Cioè, fila via come il pollo. Scusate se parlo a bocca piena, è impossibile fare questo video senza parlare a bocca piena. Questo me lo mangio tutto, è buono. Mi si è scaricata la batteria dell'altra macchinetta, mi si sta scaricando anche questa. Ma volevo solo dirvi che mi piace un sacco, è davvero buono e ha proprio una texture carnosa. È buonissimo perché messo così, facendo questi strati di pelle di tofu, hai proprio una texture troppo troppo buona. Ma comunque il porro non ha retto, però non ha gusto di porro, non hanno preso il gusto del porro. Io a questa ricetta do un 8. Mi è piaciuto davvero un sacco, è leggero, non è pesante e comunque essendo tofu è ricco di proteine. Adesso vi faccio l'ASMR con il crunch. Che bontà! Non vedo l'ora di rifarli con meno sale. Allora, ovviamente non sa di pollo, però l'idea è bella perché vai proprio a creare una cosa che è croccante fuori e morbida dentro con tutti gli strati. Scusate, il telefono, il microfono era nell'inquadratura. E anche la pelle così ricorda un pochino la pelle del pollo quando è croccante, no? Quando è un po' bruciacchiata. Adesso faccio questo, questo fa l'ASMR sicuro. Che buono! Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Bravo Martina, potevi fare meglio, ma non hai fatto malissimo. Brava. Se potete provate questa ricetta, è davvero molto molto buona. Mi è piaciuto un sacco fare questo video e questa ricetta. Che dire, il video è finito. Mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Muah!